intendersi, che fai nel gruppo, no, questo colloquio? Non so, no, perché poi i norvegesi non sono abili come noi nei gesti, quindi... Da venirci dalla Norvegia, insomma, per... Che è la bandiera delle Nazioni Unite, la bandiera dell'India. Oh, e cosa... È la bandiera norvegese. Cosa sono, cosa fanno poi in pratica? Cosa, che adesso genere... lo vedremo. Indo-Norwegian Project. India e Norvegia, Hanno costruito anche dei bungalow, dei... Sì, sono costruiti. Questo qui, questo signore a destra, è il norvegese che dirige l'impresa e questo qui è il suo corrispondente indiano. Sono un indiano e un norvegese. E quel signore norvegese è stato perfino con Amundsen al polo. È venuto qui a 40 gradi all'ombra. Ecco, questo è il cantiere dove costruiscono le barche da pesca. E costruiscono le barche da pesca come le hanno insegnati i norvegesi. Ah, cioè non quelle che abbiamo visto, queste no, sono barche nuove. Queste sono barche nuove, sono barche a motore, sono barche di maggiore capacità, sì. Sono le barche che i norvegesi adoperano per la pesca del merluzzo, per la pesca delle aringhe nei mari del nord. E che hanno trasportato pari pari nell'oceano indiano con... Esatto. Questo è un po' strano però, eh? Sono venuti qui per cercare di industrializzare la pesca, no? Quindi di fare questo sforzo. Poi adesso vedremo se ci sono riusciti o meno. Logicamente i problemi qui sono un pochino differenti. E appunto, qui fanno questa è manodopera indiana che fa. Sì, la manodopera indiana hanno insegnato agli indiani come costruire queste barche. Beh, è una grande applicazione. Lavorano, secondo il loro lavoro, a perfetta regola d'arte. Ora, il problema è questo, che queste barche, che sono molto più ampie, no? Molto più larghe, molto più fonde, possono portare più reti, poi hanno un motore, quindi possono spingersi più a largo e possono pescare molto di più. Solo si sono accorti che quando si scatenano i monsoni e ci sono 4 mesi di piogge e di rotte, queste barche non possono uscire in mare, si riempiono d'acqua. Quelle piccole piroghe invece si vuotano facilissimamente, basta una foglia di palma e un uomo si mette lì e butta fuori l'acqua man mano che si accumula sul fondo della barca. E quindi il lavoro diventa... Quindi pescano di più per 8 mesi all'anno e per 4 mesi non pescano assolutamente, quindi la media alla fine dell'anno... Beh, vabbè, si può fare i mesi del monzone pescare con quelli indiani. Sì, però vede, cioè, questo costa agli indiani enormemente più. Una barca con un motore costa un investimento di capitale molto maggiore. E i poveri norvegesi come ci sono rimasti di fronte a questo problema? Beh, adesso stavano studiando per vedere di fare qualcosa, non so, se coprono le barche allora non possono più portarle lì. È un problema un po' difficile da risolvere, non so. Ecco, queste sono le barche norvegesi, siamo tutti. Chissà se gli indiani a bordo, lei l'ha capito questo, è riuscita a comprenderlo, hanno un orgoglio, un piacere di manovrare queste cose. Beh, più sono belle. Sono loro i proprietari, sono loro che se le sono comprate queste barche, no? Quindi sono soddisfatti di avere questo nuovo mezzo meccanico così... Sì, sono soddisfatti. Con quelle deficienze, sì, ma comunque più potenti. Stanno vedendo un po' come conciliarlo con le condizioni, no? Dell'ambiente. E c'è già una flottiglia abbastanza... svilupparsi. Questi invece sono i mezzi proprio tradizionali, sono addirittura le piroghe più minuscole, no? Proprio fatte nel tronco di un albero, sono semplicissime. E sono le barche con le quali si pesca continuamente durante l'anno. È evidente che è facile vuotare dell'acqua in una barca di questo genere, no? Sì, però dico... Adesso non vorrei che ne traessimo delle conclusioni errate da questa storia delle barche dei norvegesi in India, insomma. Cioè, io mi rifaccio proprio al suo discorso iniziale, ai suoi ragionamenti iniziali, Rossellini. Cioè, questo non è che dimostri che gli aiuti internazionali, che queste organizzazioni siano qualche cosa di sbagliato, che non funzionino, insomma. No, non sono sbagliati soprattutto nello spirito. Evidente. Semmai dimostrano che l'India, proprio come diceva lei, è molto più razionale di quello che noi pensavamo, insomma. Cioè, che tutte le cose che ci vediamo fare, che ci sembrano strane, che ci sembrano arretrate, che ci sembrano enormi dal nostro punto di vista, sono invece perfettamente logiche, perfettamente razionali, date le condizioni di ambiente che anche queste barche così apparentemente... Beh, mi fa piacere che lei mi dia ragione, no? Perché beh sì, insomma, mi sto convincendo anch'io, sto diventando un po' indiano, eh? C'è un bel mare poi laggiù, eh? Ballano, è sempre così. E questi sono proprio giorni di calma. Qui siamo nella 2 mesi prima del monsone, cioè è il periodo più calmo e più secco.
Lei c'è stato a pesca con questo? Lei è un appassionato stavo di qui pesca, per fotografare. Sì, ma non di questa pesca, la pesca subacquea. Siamo... Ero appassionato di pesca, colleghi... non ho più tanto fiato per farla. Sì, sì, proprio c'è questo cambio di ritmo, questi due movimenti, come il mezzo meccanico influisce subito in tutto, nel gestire, nell'atteggiarsi, nel muoversi. Sì, sì, certo. È una nuova educazione che si sì, fa. Sì, sì, certo, salpano quelli a bordo delle barche moderne, diciamo, salpano le reti più velocemente di quelli a bordo delle piroghe. Anche perché è una rete molto più pesante. Più pesante, quindi devono fare uno sforzo da fare, la barca è più stabile, quindi possono acquistare velocità. Ecco, questi stanno indossando delle tute polari, perché i norvegesi, logicamente, per conservare il pesce che pescano, hanno dovuto costruire una ghiacciaia. Ah, quindi serve quindi per andare producono il ghiaccio e per andare in ghiaccio. Siccome fuori si sta a 40-42 gradi, quando si entra in ghiacciaia bisogna mettersi una tuta polare, no? No, c'è questo, veramente. Hanno fatto degli scivoli per portare già. Sì, per imbarcare. Insomma, i mercati, poi i vagoni che trasportano il pesce. Quindi anche le distanze sono enormi. Quindi questa maggiore pesca trova un impiego relativo. Però insomma mi pare che questa la storia del non mangiare prodotti animali, carne, eccetera, su pesce si è rotta molto, insomma, il pesce. No, qui in questa zona qui del sud. Ci sono, come ho detto, di religione cattolica, non di religione indù. Questa è un'altra impresa fatta dai norvegesi. Per poter compiere completamente il loro sforzo si sono messi a costruire tubi di cemento. Come tubi di cemento? Cosa ne fanno di tubi di cemento? Beh, quello che ne facciano non glielo so dire, ma fanno dei tubi di cemento, questo è fatto. Ma siete... No, ma poverini, sono proprio bravi, sono simpatici, gentili, sono diventato molto amico loro e non vorrei proprio dire assolutamente niente di male di loro. Non so proprio che impiego abbiano questi tubi qui nella zona del Malabar, dove sono tutti i canali, non glielo saprei dire. Forse vorranno fare delle... Questa sarà ignoranza mia, ecco. Forse vorranno fare delle bonifiche, non so, penseranno di utilizzarli come... proprio perché ci sono dei canali. Può darsi, appunto, le dico. Può essere mia ignoranza, non lo so, non mi sono informato abbastanza. Fabbrica moderna. Ah sì, modernissima. Qui abbiamo parlato di giochi, c'è una certa gaglianza. Sono bambini. Sì. Bambini che vanno a fare il bagno, sono un pochino più rumorosi degli altri. E questi invece sono... Questi biondini. Hanno preso un ritmo più indiano, si portano dietro una barchetta indiana. Qui abbiamo capovolto. Abbiamo capovolto la situazione. Devo dire, l'India veramente lo stomaco, com'è? Sì, sì, l'India stomaco che comincia a funzionare. No, mi pare che dalla parte dell'India, Sì, io sono nettamente dalla parte dell'India. Con tutto il rispetto per quei norvegesi che sono stati estremamente gentili con me.